I valori che il mio campetto mi ha trasmesso sono tanti. Le radici del calcio affondano nelle piazze, nelle strade, nei vicoli di ogni città. È proprio lì, lontano dai riflettori, che nascono le storie più belle, quelle senza tempo, quelle che sanno di amicizia, di rispetto, di passione. Perché quando c'è la passione, lo stadio è davvero ovunque, anche a Urbania. Siamo a due passi da Urbino e dalla sua gloria rinascimentale. Qui c'è un bambino straordinario. Lui il pallone non lo molla mai. Se potesse, ci andrebbe anche a dormire. Al campetto passavo la maggior parte del mio tempo perché il calcio è sempre stata la mia passione. Se vedevo magari delle giocate che mi piacevano, uscivo e andavo subito al campo a provarle. Qui l'adrenalina scorre e le parole diventano inutili. È il pallone a parlare per tutti. Le prime volte che formavano le squadre i miei amici ero uno degli ultimi sempre ad essere scelto. Infatti questo mi faceva un po' arrabbiare. Alla seconda, forse alla terza partita, sono stato sempre uno dei primi ad essere scelto. Stefano capisce subito che il talento aiuta, ma senza determinazione e umiltà non si va da nessuna parte. E proprio determinazione e umiltà sono le chiavi giuste per conquistarsi il rispetto dei compagni. Quando giochi con persone a cui vuoi bene, cerchi sempre di non deluderli e cerchi sempre di magari fare una corsa in più per loro, quindi di sacrificarti. Lontano dai riflettori la strada può sembrare molto dura, ma se hai amore, passione per il gioco, beh, nulla può fermarti. Mi porto dietro il rispetto perché comunque ogni domenica ci giochiamo qualcosa di importante. Non deludere il compagno che ho a fianco mi ricorda un po' le prime partite o comunque le partite che facevo al campetto con i miei amici. L'esperienza del vero calcio di strada, un'emozione che ti rimane dentro. Il calcio trova sempre la sua strada. Dalle strade agli stadi, è bello aprire nuovi orizzonti. Ok, si torna alle origini.